Va bene, rieccoci all'appuntamento del martedì, il sindaco risponde. Ricordo che però non siamo in diretta, la puntata viene registrata alle 17, quindi i nostri cittadini padovani che vogliono fare delle domande al sindaco comunque possono farle al numero che adesso lo vedete in sovraimpressione, ai messaggi 345-334-1171 oppure alle mail il sindaco risponde @gruppotv7.com. Noi le raccogliamo e nella puntata successiva che viene ospite il sindaco leggeremo tutte le vostre richieste. Non verranno lette in diretta perché non è in diretta ovviamente, però comunque vi assicuriamo che se mandate i messaggi al 345-334-1171 o all'email al sindaco risponde @gruppotv7.com, noi la settimana successiva gliela proponiamo al sindaco. Allora, stavo parlando di bagni pubblici, poi un'altra, perché ovviamente è una richiesta arrivata con email, ci hanno chiesto le luci di Natale in Via del Santo rimarranno per il Natale prossimo, sarà Natale tutto l'anno a Padova, mi hanno detto. Sottomessi da privati, ho parlato con l'assessore qualche giorno fa, sono stati anche multati perché non tolgono, sono stati messi da privati, non dal comune, per cui sono stati multati, è stato invitato a togliere più volte, non lo fanno, e sono stati multati per questo, Certo. non sono luci del comune. No, no, certo, quindi rimarranno lì No, finché. toglieranno, non so, c'era qualche problema. No, perché magari se la multa è bassa, conviene meglio lasciarli lì, invece che mettere i soldi di toglierli e metterli, uno risparmia L'assessore meglio. Antonio Bressa si sta interessando in questa cosa qui, 2 o 3 volte ha invitato a togliere, ha multato chi le ha messe, sono privati però. Certo, e senta, è stato chiaro anche questo. Piazzale Boschetti, proseguono i lavori? Stanno andando avanti i lavori, una parte dei lavori per quanto riguarda le famose vele, e siamo, per quanto riguarda il resto sarà messo per quanto riguarda il tappeto erboso, sarà fatto tra poco, però non parlo delle palazzine, le palazzine sono a sé stanti, non sono più Ecco, ma nostre. quando ho letto lì che è venuta fuori che lì una mezza discussione tra il progetto presentato, adesso non so bene com'è la situazione, com'è. No, so che viene ampliato il parcheggio sotterraneo, non viene ampliato, viene utilizzato in altro No, modo, che nel la senso. presentazione del progetto era diversa una cosa dall'altra in quelle palazzine, avevo letto questa notizia qui. So che aumentano i posti auto sotto perché sono stati tolti dei servizi tipo centrale, termica, vi dicendo, i metri quadrati sono gli stessi, il proprietario deve pagare una differenza prezzi, ma non so, non mi risulta che sia stato fatto altre modifiche che io sappia. Per cui i privati, spero, anche loro sono interessati a riprendere i lavori. C'è stata una causa importantissima che si chiama aumento prezzi, per cui tutti stanno attenti. Sono aumentati in maniera. Per dirvi, l'UMLE, perché sarà la prossima domanda, immagino. Ho L'UMLE, l'empatia, glielo stavo proprio chiedendo. e allora ho parlato oggi. No? Loro stanno pensando, stanno aspettando che si abbassino i prezzi, perché attualmente l'investimento è troppo alto, per cui stanno calando i prezzi. Forse partiranno dopo l'estate, forse, se calano i prezzi, se no stanno fermi. Dovevano partire all'inizio dell'anno. Sta sempre andando avanti, ma sono tantissime, ma anche noi siamo attenti a tutto quanto, eh. Sono aumenti i prezzi spaventosi. Questo, sì, queste No, sono le vere che parlavo prima. sì, questo è Piazzale Piazzale Boschetti Boschetti. come. La parte, diciamo, giardino, per cui guardando il parco, la parte sinistra verrà fatta a breve, ma per quanto riguarda le palazzine, assolutamente è una Ma lo cosa sai quanto privata. bello è vedere i rendering? Lo so. Lei non ha idea quanto bello sono nel vederli, eh? Ah sì, ma infatti, unicamente l'aggiunta dei rendi, però beh, No, vabbè, dopo il rendi ho tolto altre cose. però il concetto, sindaco, per quanto riguarda la rampa, ovviamente qui è una struttura dove dei privati stranieri hanno investito molti soldi, però è da molti anni che dovevano iniziare, dovevano iniziare, dovevano iniziare. I permessi li hanno tutti, adesso ritardano ancora, I quindi permessi diventa. li hanno tutti da 3-4 mesi, no? Da una Sì. vita, sono stato molto vissuta la faccenda sotto tutti gli aspetti, per cui non è che abbiamo da anni i permessi, 5-6 mesi, sono ancora, però stanno aspettando che abbassino i prezzi. Ho parlato proprio oggi con il responsabile, aspettano. Aspetteremo. Senta il PP1.
Anche là stiamo trovando una soluzione tra provincia, Stone Hill, sono tutte cose complicate, comune e via dicendo. Vi ricordo che sono fallite 7-8 aziende nel passato. Un'azienda ha messo in sicurezza, in bonus l'azienda, e stanno lavorando per trovare la risposta velocemente per far sì che questa area venga utilizzata, verrà fatto un studentato, una RSA per persone autosufficienti e delle abitazioni, per cui è una cosa ben importante. Quando? Non lo so, 2 mesi, 6 mesi, 7 mesi, l'amministratore pubblica ha dei tempi lunghissimi. C'è una cosa importante dove il prefetto sta intervenendo in maniera molto delicata con tutti i sindaci del territorio di Padova e provincia, ovviamente lei è anche il presidente della provincia, e i profughi qui nel nostro territorio sono quasi 2000 e il prefetto sta chiedendo ai vari sindaci ovviamente di trovare delle situazioni, delle locazioni per poter mettere questi profughi. Ecco, com'è la situazione? Ci sono molti comuni che hanno risposto sì, tra questi Padova ovviamente, altri invece che proprio se ne sono fregati. Com'è la situazione? È molto delicata, molto difficile, voglio fare nomi di comuni, però io so che a breve 2 comuni importanti della cintura urbana aderiranno alle richieste del prefetto. Non è facile, perché i piccoli comuni non hanno neanche posti, non hanno posti letto. Attualmente noi abbiamo esaurito tutte le possibilità, per cui non abbiamo più nulla. E stanno ora arrivando moltissimi profughi sotto l'aspetto terremoto, violenze, e io capisco anche cosa. Qua a Padova più di 500 sono dall'Ucraina, è un problema enorme, ed è che il governo deve intervenire in qualche maniera, non può lasciare i comuni a se stessi. Non abbiamo né risorse né capacità né posti letto, per cui il governo deve intervenire in questa cosa. Sta arrivando moltissime persone, lo sapevano tutti quanti, e non è colpa di nessuno, ma uno deve, quando è in situazione difficile sotto l'aspetto umano, violenze, soprusi, parte, anche se rischia, parte e cerca una soluzione migliore. Stanno arrivando moltissime persone, per cui bisogna organizzarsi. Ma sotto l'aspetto economico, il governo deve fare qualcosa, non è possibile, non ce la faremo mai a risolvere il problema. Sotto l'aspetto umanitario lo capisco perfettamente. Ma deve fare solo il governo o l'Europa, sindaco? L'Europa, ovviamente il governo. Io ho un'idea, l'ho già detto altre volte, un'idea utopistica forse, se la smettiamo di dare colpa uno con l'altro, e facciamo un'azione combinata, per cui dire centrodestra e centrosinistra, e andiamo a battere i pugni con l'Europa, forse otteniamo qualche risultato. Ma se ogni volta è colpa dell'altro, una volta è centrodestra, una volta è colpa del centrosinistra, andiamo avanti così, ognuno viene trasformato in aspetto politico, non risolviamo niente. Bisogna avere la forza di andare a battere i pugni con l'Europa. Non è possibile che accogliamo tutti noi, non ce la fermo mai, sotto l'aspetto umano io capisco perfettamente, ma sotto l'aspetto fisico non è impossibile. Teniamo presente un'altra cosa poi, che se no abbiamo un problema di denatalità, di conseguenza abbiamo bisogno di persone, solo l'agricoltura chiede 250.000 persone, 250.000, è chiaro che bisogna organizzare questi corridoi sotto l'aspetto umanitario, accogliere le persone, formarle, far sì che possano lavorare in maniera corretta, per cui non senza essere sfruttate, ma abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno di muratori, abbiamo tutti i settori, le imprese vanno al prefetto a dire io ho bisogno di persone, se no non ce la faccio più a risolvere il lavoro, per cui sai che bisogna in qualche maniera organizzarsi. Anche sotto l'aspetto umanitario. No, certo, ma in questo caso, per esempio, il prefetto, essendo lo Stato che vive qui, vi chiede, vi continua a dire accogliete questi profughi perché stanno arrivando, ma se i sindaci rispondono come mi sta rispondendo lei, non abbiamo più posto, il prefetto cosa potrà fare? Ah, può anche prendere degli alberghi e dire, vengono, ha tutta l'autorità per fare qualsiasi cosa. Per cui rappresenta il governo, per cui rappresenta lo Stato, può prendere un albergo e dire questo albergo va, adesso invento, no? Questo albergo va per i profughi. Ho tutto lo tempo per fare gli espropri. E non è difficile che lo faccia, eh?
Le sto chiedendo. Se non riesce a trovare la soluzione. So che la problematica è molto impegnativa, è enorme. Quindi lui sta dando a fare in maniera importantissima. Non ha mai usato, ha sempre usato il ragionamento, non ha mai imposto nulla, poi sempre spiegando che sai, sistema di accoglienza integrata. È una cosa che va portata avanti perché, primo, non costa nulla ai comuni, secondo, 90% di successo perché fanno, i bambini vanno a scuola, fanno educazione, fa tutto. Per cui veramente è una cosa importante ed è un problema che se no, o sarà sviluppato a livello politico con l'Europa, se no veramente andiamo nei guai. Allora, le chiedo una cosa che mi è stata chiesta, Sindaco, non so se lei può fare qualcosa, però è stato anche Presidente dell'aeroporto di Padova, e le chiedo, le dico anche il nome, Malagoli lo conosce perché abita lì, mi dice che ci sono degli aerei, e non proprio piccoli, che quando decollano, decollano dalla parte della città e gli abitanti del posto hanno paura. Lei è a conoscenza di questo? No. E chiedono gentilmente se si può interessare, perché ovviamente non decollano dalla parte che devono, diciamo, dell'argine, ma decollano verso la città, e quindi anche l'altro giorno mi hanno raccontato un aereo proprio ha sfiorato le case, quindi hanno preso paura e mi hanno chiesto, ma chiedo, ho detto anche il nome, quindi può anche verificarlo, mi hanno chiesto se può fare qualcosa. No, non dipende certamente dal comune, dipende da lei, però posso interessarmi a capire se c'è questo problema. No, perché già uno è caduto lì. Atterrandosi, e atterrano e partono dalla parte delle case, insomma, e quindi diventa un attimino. Dovrebbe essere il contrario, però va in funzione del vento, adesso non sono un esperto. Glielo ho chiesto perché papà e me l'hanno chiesto di chiedere. Mi posso informare? Glielo ho chiesto solo per titolo informativo, e le ho detto anche il nome della persona, perché ovviamente eventualmente può anche reperirle e chiederle ovviamente com'è la situazione. Senta, per quanto riguarda, Sindaco, il commercio, secondo lei, dopo tutta questa pandemia, questa problematica, si sta riprendendo i commercianti in centro della città dove lei vive e passa quotidianamente, e vedono il futuro in maniera positiva o sono ancora preoccupati? Secondo me il sistema sta funzionando abbastanza bene. Chiaro che è cambiato un po' il panorama, nel senso, il Covid ha cambiato le regole del gioco. Moltissimi negozi hanno cambiato tipologia di vendita, parte sono diventate sotto l'aspetto alimentazione, cibo, per cui è cambiato un po'. Ricordo se l'e-commerce che è cambiato ulteriormente quello che sta succedendo sotto l'aspetto commercio. È chiaro che ogni negozio che chiude è un problema perché vuol dire sicurezza, vuol dire illuminazione, vuol dire tantissime cose. Però sotto l'aspetto commerciale non sta andando male, assolutamente no. Certi settori stanno male, certi stanno bene, per cui è cambiato lo stile di vita, per cui bisogna adeguarsi ai cambiamenti che sono successi. Il Covid ha cambiato il mondo e ha cambiato però anche le varie abitudini, insomma. Ma secondo me sta funzionando ancora bene, parlando con amici, commerciante stanno bene. Per cui non credo c'è grossi problemi. Abbiamo poco tempo, se lei riesce. Leggevo anche che per le nuove linee del tram dovrete sfrattare delle abitazioni. Abitazioni? Terreni? Terreni, scusi. Espropri dei terreni già previsti, con molti abbiamo già informato, parlato, certamente sì. E quindi anche lì è un'operazione da convincere ovviamente i proprietari di cedere il terreno? Dobbiamo pagare, più che convincere, dobbiamo pagare l'esproprio del terreno. Ma sono 100 e passa. Ma non credo non sia. Non sono problemi, insomma, da questo che punto di vista. Che io sappia, no? Sì, sarà sempre problemi, per carità, però non credo sia un. Saranno problemi di tempi, problemi di risorse, dobbiamo pagare. Ecco, quando vedremo le prime rotaie nel nuovo tra fine anno? Inizieranno i lavori? I lavori cominciano a breve, entro 10-15 giorni, i lavori veri e propri, con i cantieri, e prima fine anno. Senta, e la prandina? Io lo chiedo ogni volta. La prandina non è da qualche minuto. Sono 7 anni che la prandina è molto più complicato.
Stiamo valutando esattamente cosa fare, non è stato definito ancora nulla. Io, per carità, c'è un'idea a grandi linee cosa fare. Adesso bisogna confrontarsi con il nuovo sovrintendente, capire bene le cose, come cosa bisogna fare. È un'area importante al servizio di Padova e non lo vedo come perché. Ma sei convinto di fare l'auditorium lei lì? Ma era un sogno, l'ho detto, un sogno, non era un progetto. Però era il sogno di Piazza Insurrezione, l'ha buttato lì 6 anni fa, quello che è. Piazza Insurrezione. Che però un po' alla volta la gente lo sta recependo. Ma Piazza Insurrezione sarà anche difficile chiuderla, perché attualmente dà un reddito molto importante. E prima, in questo periodo che siamo in difficoltà, come amministrazione sotto l'aspetto economico, prima di chiudere dobbiamo pensarci bene, dobbiamo trovare soluzioni alternative. E quindi rimane aperto. Ah, per ora sì. No, l'ha interrotto sulla Pradina, stava dicendo che è un problema. Io penso che dentro 15-20 giorni va a fare un master plan definitivo. E quindi, master plan vuol dire un progetto. Un progetto, quindi dovremmo avere idee più chiare, insomma, sì. Su da quel lato lì. E per quanto riguarda la questura, la nuova questura di Vianelli? Stiamo aspettando che il governo ci dia risposta sul aspetto aumento prezzi, ma già informalmente ha già detto che saranno aumentati le disponibilità, mi ricordo che era 50 milioni, per cui viene aumentato il prezzo perché aumenta i prezzi, per cui assolto questo va in gara. Certo, siamo in chiusura, avrei molte cose da chiederle ovviamente per quanto riguarda la città, vi dico, ma è un periodo davvero impegnativo. Molto impegnativo, abbiamo tanti problemi della guerra, aumento prezzi, inflazione. Per fortuna il Covid sta scendendo per ora, per carità, sta aumentando la siccità, sfratti, tanti problemi sul aspetto sociale, per cui, però insomma, io penso che collaborando tutti insieme riusciamo a cavarcela. E ci sono gli stessi problemi anche in provincia, visto che è presente la provincia? Beh, ovviamente sì, sono tutti comuni, per cui tutti i sindaci sono in difficoltà, sia grandi che piccoli. Però Mario, ho fatto una puntata di Primus con 3 sindaci, Villa del Conte, poi Selvazzano, l'altro era Curtarolo, e loro hanno detto che si stanno barcamenando bene, insomma, sotto l'aspetto economico. Sì, chi si sta cavando? Devo dire che i sindaci stanno dando un'impronta veramente sotto l'aspetto umano e collaborativo importante. Sono sindaci che di piccoli paesi lavorano proprio loro in prima persona, nel senso fanno quello, pagano male, hanno un impiegato solo, perché sabato e domenica lavorano per dare aiuto alla loro comunità. Sono bravi, molto bravi. Certo, va bene, siamo in chiusura, vi ricordo i numeri per mandare i messaggi che leggeremo la puntata prossima, eccolo qua, 345-334-1171, oppure potete mandare le email al sindaco, il sindaco risponde, @gruppotv7.com, mandate messaggi, mandate email e noi nella puntata prossima li leggeremo, perché vi ricordo siamo registrati 2 ore prima della messa in onda, grazie davvero. Grazie sindaco, buona serata. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, continuate a seguire la programmazione di TV7 con i grandi film. Buona serata.